Che succede, Carlo? Li hai presi? Ah, presi un accidente. Quella trappola si è messa a fare un baccano d'inferno, ecco tutto. Adesso arriveranno gli altri. Apri la sala. Che è stato? Non lo so. Dice che l'allarme ha preso a suonare. È meglio chiamare la centrale. Aspetta un momento. Diamo un'occhiata al negozio prima. Sarà stato un cortocircuito, con ogni probabilità. Niente di grave, comunque. Abbiamo provveduto ad avvisare la squadra. Chiedono se vuoi che ti lasciamo qualcuno per il resto della notte. Sciocchezza, che servirebbe? Poi c'è l'impianto d'emergenza, se mi accade qualcosa. Mi dispiace davvero. Dice che può fare da solo. La maledetta si è messa a sfatare. D'accordo. Certo, stenderò i rapporti. Ho detto una dozzina di volte che bisognerà cambiarla. Ma è stato benissimo. Falso allarme, ragazzi, sgomberiamo. E grazie della collaborazione. Buonanotte. Buonanotte, grazie. Scusate tanto. Ve lo dicevo io che non era successo niente. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Mi piace moltissimo. Mi scusi. Buonasera, commissario. Buonasera. A quanto sembra voi della polizia fate presto a diventare famosi. Dicono. Oh, finalmente ti si rivede. Mi piace quel finalmente. Eri forse in pensiero per me? Vai, vieni, una volta non era così, stavamo insieme tutte le sere. E hai impegnato i gioielli, hai venduto la pelliccia. No, non me ne importerebbe. Lo so, tesoro, al denaro preferisci il sentimento. Ma credi che non abbia abbastanza da fare? Conosco i tuoi affari. Questa volta ti sbagli, riavrai tutti i tuoi gioielli e con gli interessi. Va bene, rimani con me stasera. Non posso, ho un appuntamento. Al, non sei in collo. Perché? Ciao, tesoro.